Scusa, hai un accendino? E si ritrova un taglierino alla gola, rapinato di portafogli e cellulare. È lo spiacevole episodio che ha visto involontario protagonista un ventenne faentino nella notte fra lunedì e martedì. Il ragazzo si trovava in compagnia di alcuni amici in una via del centro al termine di una serata trascorsa tutti insieme, quando è stato avvicinato da una persona, secondo la ricostruzione uno straniero di origine extracomunitaria, che vedendolo fumare gli ha chiesto in prestito l'accendino. Il ragazzo ha esaudito il desiderio, ma l'uomo si è intascato l'accendino e ha tirato fuori il cutter, intimando di consegnargli portafogli e telefonino e minacciando il malcapitato di ucciderlo in caso di rifiuto. Consegnato quanto richiesto, il ventenne è stato lasciato andare, il rapinatore è fuggito e il giovane ha chiamato genitori e carabinieri, nonostante una seconda minaccia di ripercussioni in caso avesse avvisato le forze dell'ordine. Intervenuti in centro e ascoltata la ricostruzione degli eventi, i carabinieri hanno pattugliato le vie di Faenza e alcuni edifici usati solitamente da rifugio da persone senza fissa dimora. Operazione quest'ultima ripresa anche l'indomani mattina, ma senza esito. Secondo la ricostruzione fatta dal ventenne, sembra inoltre che l'uomo sia ben noto alle forze dell'ordine per altri reati commessi a Faenza. Sull'evento è intervenuta la Lega Nord, che oggi pomeriggio organizzerà una manifestazione per chiedere maggiore sicurezza nel territorio faentino, con ritrovo al Parco Bucci, ideata proprio a seguito dell'uccisione da parte di alcuni ragazzi rom di diversi animali custoditi nel parco. Dopo il nuovo episodio di criminalità, Andrea Liberani, consigliere regionale, procederà con le interrogazioni in regione, mentre il consigliere comunale Gabriele Padovani interrogerà il sindaco Malpezzi chiedendo provvedimenti per porre fine all'ondata di microcriminalità.